Siete collegati con il Rasball di Pasadena per la finale del campionato del mondo 1994 tra Italia e Brasile. Squadre schierate per gli inni nazionali. Santos, Saldei, Jorginho, Branco, Mazinho, Silva, Dunga, Zinho, Bebeto, Romario, Azzurri che rispondono con Pagliuca, Baresi, Bussi, Benarrivo, Maldini, Donadoni, Berti, Albertini, Dino Baggio, Massaro e Roberto Baggio. Tutto dunque è pronto. Azzurri che hanno recuperato in extremis Roberto Baggio, partiti! E poi c'è il ritorno in campo a tempo di record di Franco Baresi, che ricordiamo nella prima gara si infortunò al menisco, ha subito l'intervento e oggi miracolosamente in campo per questa finale. Attenzione, Dunga, cross! Baggio arriva prima sul pallone, Roberto Baggio va sul fondo, Baggio, attenzione, la mette dentro, colpo di testa a liberare della difesa brasiliana, quindi Dunga verso Bebeto, Zinho, Branco, Marcio Santos verso Zinho, da questi a Mauro Silva, Romario, Dunga. Molti dei giocatori brasiliani militano nel nostro campionato. Albertini, Donadoni, avanza l'ala rossonera, Donadoni, palla dentro verso Massaro, colpo di testa fuori misura, peccato, tutto molto bello. Rivediamo Massaro. Azzurri che devono subire le assenze forzate di Tassotti per squalifica e di Gianfranco Azzola per lo stesso motivo. Albertini, avanza Albertini sul settore sinistro, la mette dentro verso Massaro,
arriva prima la difesa brasiliana, poi Donadoni, Massaro, attenzione, lo attacca e gli porta via palla Bussi. Poi c'è questo lancio per Massaro, attenzione Massaro verso Roberto Baggio, chiude marcia Santos, Silva, da questi a Bebeto, Zinho, dobbiamo stare molto attenti alla coppia d'attacco Bebeto-Romario, cross, attenzione c'è il colpo di Romario, palla messa in calcio d'angolo, lo va a battere Dunga, palla dentro Bebeto, anticipato da Baresi, altro calcio d'angolo Romario, attenzione, colpo di testa di Romario e poi gol, palla che balla sulla linea e quindi la butta dentro a Silva e questa non ci voleva, Brasile in vantaggio, forza ragazzi, non perdiamoci d'animo, nulla è perduto, siamo al 29esimo, Brasile avanti di un gol, Maldini, Dino Baggio, Albertini, fermato, recupera Berti, Berti al tiro, palla che va a infrangersi sulle gambe dei difensori brasiliani, Albertini, Dino Baggio, Donadoni, Benarrivo, prova la discesa il difensore del Parma, Benarrivo, Benarrivo, palla messa in calcio d'angolo dall'autore del gol, alla battuta Dino Baggio, Roberto Baggio, palla che termina fuori, Donadoni, 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 prova il tiro, palla che termina fuori, Azzurri che hanno risposto bene al gol subito, sì qui, Massaro, Donadoni, Massaro, anticipato da Dunga, Bebeto, Romario, attenzione Romario limite, fermato, Zinho, entra per Bebeto, Bebeto non ha saputo calibrare bene il colpo di testa, Romario, dentro per Bebeto, limite dell'area Bebeto, attenzione Bebeto, Bebeto tiro, parata di Pagliuca, altra azione pericolosissima dei brasiliani, Dino Baggio, e dobbiamo stare attenti, Roberto Baggio, Massaro, anticipato da Aldair, recupera Benarrivo, ancora verso Massaro, anticipato, Zinho, Donadoni, avanza Donadoni, Donadoni fermato, calcio di punizione e da lì Roberto Baggio potrebbe provare, attenzione Baggio, tiro, Baggio e grande parata di Taffarel, strepitoso tiro di Roberto Baggio e Taffarel risponde in maniera strepitosa, palla dentro Massaro, termina fuori, finisce il primo tempo, no, non è finita, l'arbitro lascia proseguire, rinvio di Taffarel, Marcio Santos, Jorginho, Dunga, Jorginho, finisce adesso il primo tempo, Brasile 1, Italia 0. Riprendiamo il secondo tempo, due cambi negli azzurri, Beppe Signori per Daniele Massaro e Alberigo Ivani per Nicola Berti, mentre nei brasiliani nessun cambio, Mauro Silva. Ancora verso Signori, colpo di testa, nessuno dei nostri giocatori però è piazzato per poter approfittare e c'è un fuorigioco. Romario. Mussi. Verso Roberto Baggio, stop di petto, colpo di tacco per Albertini al limite. Poi ci mette una pezza la difesa brasiliana, Zinho. Romario. Attenzione a Bebeto. E infatti il lancio è per Bebeto, Bussi, Donadoni, si cercano molti due attaccanti brasiliani, Romario e Bebeto, Albertini, Branco, Zinho, ancora Branco, Aldair, Mazzinho,
Zigno lo anticipa ben arrivo, adesso Beppe Signori che non arriva in tempo, sempre 1-0 per il Brasile. Zigno, Romario, Bebeto, Romario, attenzione, Silva, Zigno, lo chiude bene Signori, quindi c'è il rilancio verso Roberto Baggio, ma è troppo lungo. Branco, Zigno, va sul fondo Zigno, si gira, la mette dentro per Romario, colpo di testa e palla che termina fuori alla destra di Pagliuca. Ottima anche questa combinazione, brasiliani che giocano a memoria. Pagliuca, palla che varca l'asse centrale del campo e subito ricacciata nella nostra metà campo. Bebeto, limite dell'area, Bebeto lo chiude miracolosamente la nostra difesa. Silva la mette dentro per Dunga, gira di testa e palla che termina fuori e non va bene. Brasiliani sempre all'attacco e azzurri che non riescono a impostare azioni offensive che possano far male ai verdeoro. Bussi, Maldini, Evani, lancio per Signori, di testa esce Taffarel. È troppo sterile il nostro attacco, va detto anche che Roberto Baggio non è in ottime condizioni, ha comunque voluto essere della partita. Bebeto prova il tiro, Bebeto, ma è altissimo. Manco. Zigno, avanza Zigno, attenzione Mauro Silva, c'è il tiro, batti e ribatti in aria, rovesciata incredibile di Roma, di Bebeto, scusate. E fortunatamente per noi esce fuori il pallone di Bebeto. Evani, Romario, Dunga, avanza Dunga, la porta via palla Evani, Maldini, Di Baggio, Albertini. Forse questa è la strategia da seguire, tocchi di prima e palla a terra, Evani, Signori, Benarrivo, si ferma Benarrivo, la mette dentro per Albertini, colpo di testa, ma spazza via la difesa brasiliana. Marcio Santos, Jorginho, Marcio Santos, Mazzinho, poco meno di 7 al termine più recupero, Bebeto, Dunga, fermato Dunga da Roberto Baggio che ha ripiegato a dare manforte al centrocampo, avanza Roberto Baggio, va via Baggio sulla fascia sinistra, vediamo se riuscirà a metterla, tocco per Albertini, palla dentro verso Signori, anticipato, e no, l'ultimo tocco è suo, pareva ci fosse stata una deviazione dei brasiliani. Donadoni, Evani, Albertini, fermato Zigno, Romario, Mauro Silva, va via Silva, lo chiude molto bene Donadoni, Evani, manca ormai pochissimo al termine, Roberto Baggio, Signori, limite dell'area, prova il tiro, fermato Dunga, Silva dentro per Romario, anticipato ancora Romario, Bebeto, Romario, Romario cerca la posizione per il tiro, poi arriva Marcio Santos, Mauro Silva, va il tiro, c'è la parata di Pagliuca, ormai non c'è più tempo, dobbiamo accelerare. Benarrivo, Messi, Di Baggio, ed è finita, Brasile campione del mondo, vince 1-0, gol di Mauro Silva al 28esimo, da Bruno Pizzoli è tutto, linea allo studio.